Il campionato Euro 4 è tornato in azione al Red Bull Ring con il secondo dei tre round di stagione. Pronti al via, 29 piloti provenienti da 19 nazioni diverse con la novità assoluta nella partecipazione in questo round del team Hi-Tech GP. La compagine inglese ha schierato tre piloti: Risa Sewarutton, Deegan Fairclough e il debuttante assoluto Thomas Bearman, fratello minore di Oliver, il pilota che nel 2021 dominò l'Italian F4 Championship ed è oggi schierato con Haas in Formula 1. Dopo la forte pioggia del venerdì in un freddo clima austriaco che segna la fine dell'estate in Stiria, i piloti sono scesi in pista al sabato per le qualifiche su pista asciutta. La battaglia cronometrica è stata molto tirata. Al termine, Freddy Slater, di Prima Racing, ha ottenuto due pole position in gara 1 e gara 3, mentre la P1 in gara 2 è stata conquistata all'ultimo secondo dal suo compagno di squadra lettone, Thomas Stolcermanis, più veloce del britannico per soli 27 millesimi di secondo. Poche ore più tardi tutto è pronto per il via di gara 1 con una leggera pioggia che inizia a cadere già nel giro di uscita dalla pit lane per poi intensificarsi nel corso degli oltre 30 minuti di gara. Tutti i piloti optano comunque per una partenza con le gomme Pirelli Slick ad eccezione di Enzo Ye che monta le Rain in griglia. L'operazione è stata però eseguita fuori tempo massimo risultando in una penalità di 25 secondi per il pilota. Slater, subito contestato allo start, ha mantenuto la P1, mentre Stolcermanis in terza piazza è riuscito in poche curve a portarsi in P2 a spese di Max Rehm di US Racing. Conquistata la posizione, Stolcermanis l'ha mantenuta fino al termine, con un passo convincente e con grande abilità difensiva, in particolare nelle fasi finali quando la corsa è ripartita dopo una safety car chiamata in causa dall'uscita di pista di Yu Yakamoshi di Amersfoort Racing, fermato da un incidente con Gianmarco Pradel di US Racing. Stolcermanis in questa fase è stato messo nel mirino dal compagno di squadra Kin Nakamura Berta in una dura lotta che ha visto tra i due anche un lieve contatto. Nakamura Berta non è però riuscito a passare ed ha terminato terzo, regalando a Prema Racing una tripletta sul podio. Il pilota anglo-giapponese si è reso a sua volta autore di una gara eccezionale, arrivando a festeggiare sul terzo gradino del podio dopo aver preso il via dal nono blocco della griglia di partenza. Il leader della classifica piloti dell'Euro 4 Championship, Akshay Bora, ha terminato in quarta piazza. Quinta posizione per il tedesco Rehm, terzo sul podio rookie dietro a Stolcermanis e Nakamura Berta. Ha terminato sesto il toscano Davide Larini. Il pilota di PKMX Racing ha portato a casa un ottimo risultato, partendo dalla P12, facendosi vedere tra i principali protagonisti delle battaglie in zona punti, prima con Pradel e Bora, poi mettendosi ancora in luce nel finale con Gustav Jonsson. Il velocissimo pilota svedese di Van Amersfoort ha quindi terminato settimo alle sue spalle. Il junior Mercedes di Prema Racing, Alex Powell, ha tagliato il traguardo ottavo precedendo il compagno di squadra Rashid Al-Daheri. Proprio l'emiratino, prima di scivolare indietro, aveva lottato per salire sul podio di gara 1. A chiudere la top 10 il pilota romeno Real Racing, Luca Visoreanu, con ben 17 posizioni recuperate dopo aver preso il via dal fondo dello schieramento. Non mi aspettavo che tornasse verde nell'ultimo giro, visto che non mancava molto alla fine. Essere leader in queste condizioni non è la cosa più facile. Stavo provando ogni possibile linea diversa per trovare la via migliore. Vedevo gli altri avvicinarsi, ma sono rimasto calmo. Ho continuato a fare ciò che avevo fatto fin a quel momento, non bloccare le ruote, non fare errori e mantenere la macchina in pista. Questa era la cosa principale. Le condizioni erano difficili perché la pioggia cadeva a tratti, ma la pista non era completamente bagnata. Avevo la macchina per vincere, ma non ho messo tutto insieme. Imparerò dai miei errori e sarò pronto per le prossime gare. Partendo dalla P9 non mi aspettavo molto. Mi piacciono queste condizioni, abbiamo avuto situazioni simili al Paul Ricard, quindi ero fiducioso. Ho avuto una buona partenza e ho fatto diversi sorpassi nel primo giro. And then into a second lap, just picked them off one by one.
I finished fifth overall, but I hoped a lot more from the first row, obviously. Sono arrivato quinto assoluto, ma speravo molto di più partendo dalla prima fila, ovviamente. Nei primi cinque giri non mi sono trovato a mio agio. Le gomme non si sono scaldate bene e gli altri erano più veloci di me. Yeah, the others were a lot faster than me and I couldn't really keep the second position, so I ended up in P5, sadly. Domenica ancora pioggia sulla pista del Red Bull Ring con il via di gara 2 dietro safety car e lo start effettivo soltanto qualche giro dopo. Thomas Stolcermanis ha guidato il gruppo sul bagnato in una gara resa complessa dalla mancanza di visibilità per l'acqua sollevata nel gruppo e la difficile aderenza degli pneumatici. A 12 minuti più un giro dal termine e poi è arrivata la mossa che è valsa la partita per Freddie Slater. Il britannico ha incalzato il compagno di squadra portandosi davanti con un durissimo sorpasso all'interno che ha spinto fuori pista l'avversario. Stolcermanis si è subito riunito alla corsa, perdendo però diverse posizioni e riprendendo la gara dalla P6. Per Slater sono arrivati 5 secondi di penalità, che non hanno però cambiato il risultato, con il pilota di Stratford-upon-Avon che era riuscito a tagliare il traguardo con 11 secondi e 2 di vantaggio. Lui è andato all'interno, io non avevo tanta potenza in uscita e si è messo davanti. Poi è stato solo questione di chi riuscisse a entrare per primo in curva. Stiamo guardando cosa è successo, è difficile da dire quando sei nell'abitacolo. Ovviamente non l'ho fatto di proposito, avrei preferito fare primo e secondo con piloti Prema. Stolcermanis ha poi guadagnato una piazza in una bella battaglia con Al-Daheri, terminando quinto e secondo sul podio rookie. Il secondo e il terzo gradino del podio assoluto di gara 2 sono stati conquistati da due piloti di casa Van Amersfoort, lo svedese Jonsson e il giapponese Yamakoshi. Tra i piloti della compagine olandese c'è stata anche un'esaltante battaglia per stabilire l'ordine di arrivo finale. Quarta posizione per il tedesco Rem, che ha così vinto la gara dedicata ai piloti rookie in un podio completato da Nakamura Berta in settima piazza assoluta. Il leader di classifica Akshay Bora ha corso una gara in rimonta, terminando però fuori dai punti, venendo così superato da Slater al vertice della classifica piloti, ma rimanendo secondo. Being behind cars is impossible to see. Stare dietro ad altre macchine rendeva impossibile la visibilità. Non mi aspettavo di correre davvero in quelle condizioni, ma lo abbiamo fatto. Quando sono stato davanti avevo una visibilità migliore, ma è stato davvero difficile per tutti i piloti. Tutti hanno fatto un lavoro incredibile, tanto di cappello a tutti per essere rimasti in pista. È stata una buona gara, non vedo l'ora di correre gara 3, vediamo cosa farà il meteo. Obviously very wet. I didn't think we were gonna go racing, to be honest. I think we would just do some last behind the scenes. La pista era molto bagnata. Si trattava solo di gestire, non si vedeva molto, quindi si trattava solo di rimanere dietro e cercare di trovare le linee migliori. C'è stato lo scontro tra Stolcermanis e Slater, così ho recuperato una posizione. Non avevo grip, perciò non ho potuto attaccare Slater per la vittoria. We struggled a lot with the front tires, just I had no grip, so couldn't really attack on Slater at all, and then it was just managing the P2, and we did that quite well, and now we got another double podium for Vara as well, so feels very good. I'm quite happy about. Sono abbastanza soddisfatto di essere arrivato sul podio con queste condizioni di bagnato. Ho dimostrato un buon passo sotto la pioggia, molto positivo. Ieri sono stato un po' sfortunato, qualcuno mi ha colpito da dietro, ma oggi è stata una buona gara. Good recovery, think about my Friday practice result. Nell'ultima gara del Red Bull Ring, la pioggia ha dato spazio a uno spiraglio di sole e si è corso all'asciutto. Slater ha preso il via, subito ardentemente contestato da Jonsson, mentre un incidente in curva 4 ha fermato diversi piloti già al primo giro. La gara è poi proceduta con Jonsson finito fuori dalla lotta dopo aver messo le ruote in ghiaia, episodio per il quale Slater riceverà 5 secondi di penalità. È stato dunque il turno prima di Stolcermanis e poi di Yamakoshi di dare la caccia alla P1. Il lettone si è esibito in uno spettacolare sorpasso, finendo però lungo alla curva Jochen-Rindt e scivolando dietro. Il giapponese Yamakoshi invece ha superato brevemente Slater per poi tagliare il traguardo dietro di lui a breve distacco. Così, con la penalità all'inglese, è arrivata la sua seconda vittoria nell'Euro 4 Championship, che lo ha promosso a secondo in classifica piloti.
In seconda piazza Rashid Al-Dahery, sopravvissuto all'incidente iniziale, ha poi continuato un'ottima gara fino a terminare sul podio. Slater ha chiuso il weekend costretto ad accontentarsi della P3 dopo le due vittorie precedenti ed un bottino di punti quasi completo. Bora ha terminato gara 3 ottenendo la quarta piazza, al pari di quanto fatto sabato nella prima gara del fine settimana. Con la P5 è arrivata per Alex Powell la vittoria rookie. Il junior Mercedes era al via dal nono blocco della griglia ed ha risalito la china nel corso di gara 3. Particolarmente esaltante la sua battaglia con il toscano Davide Larini, a sua volta autore di una gara eccezionale. Larini partiva dal dodicesimo blocco della griglia ed è arrivato a portarsi sesto. Il toscano ha però dovuto scontare una penalità di 25 secondi per un'infrazione delle procedure di partenza in griglia ed è pertanto finito dietro. È stata una buona giornata, ho mostrato un buon passo sia in condizioni di asciutto che di bagnato. Sì, nel complesso è andato molto bene. È stata sicuramente piena di emozioni. Il primo giro c'era un contatto e la macchina da lì in poi è sembrato subito che avevamo forse una foratura. Siamo stati fortunati che la macchina ha retto e secondo me è stata una gara molto interessante, tante battaglie. Qua a Red Bull Ring ci sono tanti rettilini, c'era tanto vento, quindi si poteva fare tante cose e anche i safety car davano tante opportunità, quindi sicuramente è una gara buona per rimontare da settimo e fare un podio. Un altro weekend difficile, sono stati due round impegnativi, quindi è davvero positivo concludere il weekend con una nota positiva. Gara 3 è stata la più calda di tutto il weekend, questo ha giocato un po' a mio favore, ma è stata comunque una gara molto dura. Sono contento o semicontento del risultato, chiudere con una P5 e la vittoria rookie dopo un weekend e un periodo così difficili. Dobbiamo analizzare bene la situazione e tornare più forti a Barcellona. Un grande ringraziamento al team per tutto il loro duro lavoro e i loro sforzi nel continuare a lottare per tornare dove penso dovremmo essere. Fight back to where I think we should be. Hopefully we can sort that out and have it ready to go in Barcelona. Ci si prepara dunque per il gran finale di stagione con l'ultimo appuntamento all'Autodromo Nazionale Monza in programma il 6 ottobre che deciderà le sorti dell'Euro 4 Championship, incoronando il successore di Ugo Ciuc-Wu. Prima ancora però tornerà in pista l'Italian F4 Championship al penultimo appuntamento di stagione a Barcellona il 29 settembre in un round che rappresenta la prima occasione per Freddy Slater di chiudere i conti e portarsi a casa la certezza matematica del titolo tricolore.